Non poteva esserci ritorno migliore alle piscine Le Naiadi per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che ieri ha battuto i Muri Antichi di Catania. Gara intensa, avvincente, terminata ai rigori. 16-15 il verdetto finale. Sugli scudi il portiere Prosperi e De Vincentis. Sabato prossimo alle 15, gara 3 in Sicilia, decisiva per l'accesso alla finalissima playoff con vista sulla Serie A2. Paolo Malara, il ritorno a casa, la prima volta in questa stagione, tantissime cose da dire, no? Il cuore palpitante, direi. Sì, sì, il cuore palpitante, una bella partita, una vittoria che come è venuta è stata straordinaria. Si ritorna a casa, la storia non va mai dimenticata, le tradizioni non vanno mai dimenticate. Grazie al presidente De Marsiglio, al sindaco Masci, all'assessore allo sport Patrizia Martelli e poi il presidente anche Sospiri, che hanno fatto sì che la piscina riaprisse. Grazie a Dio anche il presidente della Fira si è fatto in quattro per assumersi questa responsabilità e speriamo che adesso ci sia una grande continuità, perché l'impianto delle Naiadi è uno degli impianti più belli d'Europa. Penso che Pescara meriti questo ed altro. Anche perché questo è il tempio della pallanuoto. Prima di parlare dell'attualità, insomma, Paolo Malara è stato uno degli artefici di quel magnifico periodo che Pescara ha vissuto a fine anni 80. E come dicevi poc'anzi, la storia non può essere dimenticata. Assolutamente, anzi, deve essere sempre nella mente di tutti e quanti, perché è una cosa importante. Ma al di là dello sport della pallanuoto, la tradizione non va mai dimenticata e tutto, ma anche per i giovani, per le nuove leve, per il sociale, questa è la cosa veramente importante. Speriamo che questa ondata di entusiasmo e questi buoni risultati facciano sì che le Naiadi rivivano i fasti di un tempo. Ci vuole del tempo, logicamente, ci vuole una costruzione, logicamente, bisogna ringraziare la nostra presidentessa che si fa carico di tanti oneri e pochi onori, però speriamo di ripagarla con una bella prestazione sabato prossimo a Catania, sabato questa Catania, ma l'importante è costruire, l'importante è avere pazienza, l'importante è aspettare i giovani è una base solida sulla quale lavorare e poi i risultati alla fine verranno, il lavoro paga sempre. Gara 2 è stata una gara intensissima, infinita, è piena di pathos se vogliamo, terminate rigori 16-15, però l'avevate in pugno, la potevate chiudere. Sono cose che accadono, ci mancherebbe. L'importante però è centrare l'obiettivo e si va a gara 3. Come dicevi poc'anzi, sabato a Catania ci sono possibilità concrete di spuntarla, no? Per come è venuta questa vittoria qua, questo sono veramente fiducioso per sabato, perché poi anche ieri abbiamo difeso molto bene a uomo in meno, siamo ripartiti in contropiede molto bene, piano piano, però la vittoria di ieri ha veramente dato una spinta enorme alla squadra. A livello psicologico. A livello psicologico, penso anche a livello anche del pubblico, tutto, vinci 11-8, sì è bello, ma così come è venuta è stata veramente una cosa, meglio non si poteva immaginare. Ecco, come ti sei girato un attimo a vedere il pubblico, ti sono tornate in mente le immagini di un tempo. Insomma. Sì, poi mercoledì alle 2:30 non è trovare la piscina piena, non è, la gente è affamata di sport, è affamata di pallanuoto, Pescara è una grande tradizione e speriamo di ritornare a questi livelli nel tempo. Bisogna sottolineare le grandi difficoltà di ordine logistico che ha dovuto affrontare questa squadra, perché si è allenata per un anno intero a Silvi, ha giocato ad Avezzano, insomma 200 km andata e ritorno. Se consideriamo tutte queste difficoltà, a mio avviso raggiungere la semifinale e avere la possibilità di centrare la finalissima per la promozione in A2 è assimilabile a un'impresa. Sì, sicuramente, però come dicevo prima, quello che non ti ammazza ti fortifica. Quest'anno abbiamo fatto veramente tanti sacrifici, grazie che Silvi ci ha ospitato e ci ha dato la possibilità, però tutti questi sacrifici che abbiamo fatto forse ci hanno portato a questo risultato. Il gruppo è un gruppo affamato, pulito, ha voglia.
veramente si è creata una buona alchimia fra tutte quante. Non è che adesso siamo in Serie B, allora non ho lo stesso entusiasmo, anzi ancora di più. C'ho sempre la stessa passione, c'ho sempre la stessa voglia di insegnare questo sport. Meno male che le persone mi seguono e piano piano i risultati, la costruzione che facciamo ci porteranno magari in un futuro ad alti livelli. Noi lo speriamo tutti, tra l'altro c'è anche da vendicare, se vogliamo, no? Quella sconfitta in gara 3 a Camogli 2018-19, si era in Serie A2 ad un passo dalla Serie A1, insomma, però tutto è ancora possibile. Ma anche lì abbiamo fatto un'impresa 3-4 anni fa. Sì. Però, 18-19 se non vado. Sì, 18-19, passa il tempo veloce, però poi dopo ha permesso sicuramente di ritornare ad alti livelli. Poi l'anno scorso c'è stato un po' di sfortuna, io allenavo a Palermo, qui abbiamo vinto all'ultimo secondo una partita che per me è stata la salvezza, perché se perdavamo andavamo a meno 5 del Pescara, vincendo siamo andati a più 1 e poi ci siamo salvati e purtroppo il Pescara poi è retrocesso. Ma non è questione, l'importante è sempre una costruzione, quello che è stato lasciato è qualcosa di importante, perché i ragazzi, nonostante sono la retrocessione, si sono rimboccati le maniche e hanno fatto veramente un grande lavoro. Vuol dire che anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, Franco Di Fulvio ha fatto un grande lavoro che io ne beneficio adesso.